si sta per iniziare la 17ª Arti e Mestieri. Ringraziare la curatrice della mostra, Giuliana Fani, il gruppo musicale che suonerà stasera e tutti gli artigiani che sono venuti anche da fuori della Toscana per darci onore a questa mostra. È un'occasione per me, anche l'ultima, di parlare da sindaco di questo comune, quindi vorrei cogliere l'occasione per ringraziare i miei collaboratori, il vice sindaco, i consiglieri comunali, i dipendenti del comune che in questi anni ci sono altre occasioni, ci sarà durante la settimana anche altre occasioni per ringraziarli, però vorrei cogliere anche questa occasione per ringraziarli. E per questi 10 anni per me importanti di vita che mi hanno consentito sicuramente anche di crescere umanamente e politicamente, quindi questa è un'occasione per ringraziare proprio anche i miei stretti collaboratori, soprattutto chi in questi anni appunto mi ha sostenuto, magari anche criticato, ma lo ha fatto in modo come dire corretto e giusto. Mi fa particolarmente piacere poi che ci siano anche oggi l'assessore regionale Ceccarelli e il consigliere regionale Manneschi, ci onorano della loro presenza, e quindi prima di lasciare a loro la parola voglio dire li ringrazio anche della collaborazione che c'è stata, e colgo anche l'occasione per fare un in bocca al lupo ai candidati, sia di consigliere comunale sia di sindaco, e sicuramente saranno in grado anche di realizzare, di portare a compimento anche alcuni interventi che in qualche modo sono iniziati in questa amministrazione. Penso al recupero della nave a Castelluccio, penso alle case popolari a San Martino, penso alla pista ciclopedonale dell'Arno, tutti i progetti che sono iniziati con questa amministrazione, e sono convinto che la futura amministrazione li porterà a compimento e riuscirà anche a risolvere magari alcuni problemi, come sempre succede, che non si sono potuti risolvere in questa amministrazione. Quindi faccio a loro un in bocca al lupo e un grande augurio. Passo la parola all'assessore Ceccarelli e al consigliere Manneschi per due. Vuole che parli io? Va bene, signori, buongiorno. Io non è il primo anno che vengo a questa bella iniziativa, e da quando sono consigliere regionale che vengo sempre, e devo dire che ogni anno questa iniziativa si migliora, si estende, diventa più qualificata, segno che c'è una vitalità che dobbiamo aiutare, questa vitalità che fa sì che le persone si danno da fare, non si fanno prendere dallo scoraggiamento, e attraverso appunto arti e mestieri, la manifattura, il fare, si riesce a dimostrare che abbiamo un passato e anche un futuro. Io vi ringrazio di nuovo, vi auguro di avere anzitutto il tempo che regge e poi di avere il giusto e meritato riconoscimento da parte del pubblico che per 17 edizioni crescente ha seguito questa mostra. Grazie ancora. Buongiorno, poche parole innanzitutto per ringraziare Marco per il lavoro che ha fatto in questi 10 anni, che sono stati 10 anni che hanno attraversato le maggiori difficoltà forse per chi fa l'amministratore. Direi che comunque questo non ha impedito di raggiungere degli obiettivi, dei risultati, di concretizzare dei progetti importanti, penso a quello della scuola per esempio, e naturalmente auguro che Capolona possa continuare a progredire partendo da ciò che è stato fatto e raggiungendo ulteriori altri obiettivi. Per quanto riguarda questa mostra, anch'io faccio i complimenti intanto all'organizzatrice, a tutti quelli che gli hanno dato una mano, a tutti gli sponsor, da quelli istituzionali a quelli di carattere invece più commerciale. Penso che sia un appuntamento importante che tiene alto quello che è quella che è la vocazione, direi, del nostro saper fare, del Made in Italy. In una situazione così difficile penso che puntare sulla creatività, sul saper fare, sulla capacità dei nostri artigiani, sulla qualità delle produzioni sia il modo per poter dare una prospettiva
a quello che è il nostro saper produrre. Quindi questa è una grande occasione, una grande vetrina che, come diceva il collega Manneschi, sta crescendo di anno in anno, e da parte nostra un in bocca al lupo per che anche questa mostra, che è la 17ª, possa contare innanzitutto sulla tenuta del tempo e poi su un buon flusso da parte dei visitatori. Buona giornata a tutti. La 17ª edizione Arti e Mestieri è ormai un appuntamento tradizionale nel programma degli eventi del Comune di Capoona, dedicato agli artigiani e alla valorizzazione del loro mestiere. Direttamente dalle loro botteghe, mastri artigiani italiani presentano le proprie creazioni, le più caratteristiche e preziose dell'artigianato tradizionale e moderno, dalla ceramica all'abbigliamento, dall'oggettistica ai complementi d'arredo all'oreficeria. I veri mestieri, quelli che stanno scomparendo, sono qui oggi a Capoona. Andiamo a conoscerli. E Innocenti Marino, che arriva qui da Salutio. Salutio. Un antico mestiere. Un antico mestiere, l'ho anche scritto lì davanti. Io imparo l'arte, metterla da parte. Ma i giovani la vogliono imparare l'arte? No, nessuno. Io, figlioli, nipoti, non sé. E io invece per hobby, diciamo così, anche vado a cercare questa roba che va sbucciata, va. Questo è un lavoro proprio per hobby e basta, perché se no sarebbe a rimessa. Al 100%. Al 100%. Sì, perché prima i cestini servivano più di servivano oggi. E io davo, e perché faccio queste cose? Perché ora, diciamo, in pensione da diverso tempo, e poi ho avuto anche delle soddisfazioni perché mi conoscono, sono stata a Linea Verde, così per un staffermo, ma se no, una volta era un bisogno, però bisognava farli perché c'era da raccattare le ghiandi, le castagne, c'era da tante cose, da dopoguerra subito era una cosa principale di saper fare queste cose, capito? E quanto ci vuole per fare un cestino? Ma in un cestino in un giorno si può fare, però bisogna 3 giorni. Perché per procurarsi il materiale, fare questo fondo, questa treccia, e poi prima bisogna mettere in manico, bisogna prepararlo prima, è un sacco di tempo, ci vuole soltanto la passione, se no sarebbe una cosa, però dopo c'è anche delle soddisfazioni, perché non è roba come se va, diciamo, al negozio. Io i panierini come quello posso salire sopra tranquillamente, questi sono indistruggibili, glielo dico io, indistruggibili. Ho perso quello nero. E c'è anche la fantasia, perché attraverso i colori del... Ma poi tanti colori, veda, perché c'è della roba che questo è un colore, questo è un altro, se va a scegliere delle cosettine, guardi qua, tutto, bisogna trovare la nocerella tranquilla, metterla entrando sotto, tutte le cose... Diciamo un altro verso, anche i panieri, veda, hanno tutte quelle cosette che reggono, tutti marcati il mio nome, tutti marcati, sono il mio nome, ha capito? Questa è roba esclusiva veramente. Però i nipoti quando la vedono lavorare in questo modo che cosa dicono? I nipoti non prendono nemmeno in considerazione, perché la gioventù oggigiorno lo capisce bene come le cose, ha capito? Invece potrebbe essere un ritorno al passato e... Ma sai cosa? Potrebbe essere per uno giovane imparare questo mestiere, non so, queste cose qui fra 10-15 anni, queste, se uno ritrova un materiale così, diciamo che ha fatto la persona come... Se no non esisteranno più, esisterà quelli al negozio, io per dire, panierini, guardi, ora scappo anche piccolini così, guardi, io sono 80 kg, guardi. C'è verso che vengono questi, 100 anni sono più belli di prima, 100 anni sono più belli di prima. E invece oggi si guarda più al prezzo che alla qualità. Brava, al prezzo, alla qualità, si adopera la plastica, si adopera quelli che vengono dalla Cina, questo è un materiale che per procurarsi bisogna pulirlo, bisogna, questo è castagno, bisogna sbucciarlo, metterlo a bagno e se colora da sé. Che il castagno c'ha il tannino,
si colora la secchia, ne da bagno due mesi, e questo è bellissimo, se no sarebbe anche bianco come si può vedere qualche paniere, però in questo si colora da sé, non ha bisogno di... Con il tempo. Con il tempo, col suo tempo, e col suo tempo, da sé. Ma capito? E poi comunque i panieri oggi servono, bisogna andare a cercare funghi. Sì, brava, per funghi, ma poi anche per bellezza, perché c'è della roba che praticamente uno la può mettere anche in una sala per le riviste, c'è dei panieri, si va a vedere, c'è un paniere grande là che sono quelli lì per andare a fare un picnic, diciamo, poi di tutte le misure, tutti gli assortimenti, come mi piglia la voglia, diciamo, di fare una cosa, la faccio tranquillamente, capito? E c'è anche il famoso graticcio. Famoso graticcio, c'è il famoso, porca miseria, graticcio una volta, c'è fondini, c'è panierini piccoli per i bambini, ci sono grandi, c'è la paniera come si usava una volta, la mamma portava in testa senza per la merenda, per la colazione, di mietitura, per dire, se la mettevano qui e la portavano tranquillamente al campo, capito? Io ho vissuto nel dopoguerra e era una cosa che esisteva, quelle cose lì, erano belle, a quei momenti lì erano belle, ora il mondo è cambiato e bisogna seguirlo così e via. Però chissà che se non riscoprire, saranno proprio i valori del passato a riportarci alla felicità. Se va verso una situazione che non è detto che la gente, perché per ora è difficile, perché quando ero bambino io era tutta un'altra cosa, ora i giovani di ora non è mica facile riportarli a fare le cose come si faceva nel dopoguerra, assolutamente no. Allora veramente la vita è dura, ora siamo abituati, c'era più, però si stava meglio. Più cultura, educazione con i genitori, era tutta un'altra cosa. A tavola si era serviti, se c'era la persona di fuori c'era rispetto, era tutta un'altra cosa. Le famiglie facevano le veglie insieme, ora ognuno deve pensare per sé e correre via, che non si arriva mai, non si arriva mai. Giuliana Fani è la curatrice ormai da anni di questa mostra, è anche un'artista. Sì, grazie, questo è un quadro che ho fatto tanti anni fa, un ritratto allo scalpellino di Castel San Niccolò, e l'ho voluto esporre quest'anno in ricordo di quello che è anche la pietra che ho portato comunque anche a Capolona. Poi Edoardo Lalli è venuto a trovarci quest'anno per la prima volta, viene da Pesco Pennataro in provincia di Isernia, il paese è a 1200 metri d'altitudine e fin dalla storicità ci sono tantissime famiglie di scalpellini. Qui vediamo esposte delle opere di lui realizzate in pietra di Trani e in pietra della Maiella. Diciamo che parliamo un po' del mio paese, un paese arroccato su un monte che vanta una tradizione secolare di maestri della pietra, e diciamo questa tradizione risale da documenti accertati fino al Settecento, arriva fino al Settecento, sicuramente andrà anche oltre. E in quest'ultimo periodo c'è stato un tentativo di rivalutazione proprio della tradizione degli scalpellini di Pesco Pennataro, oltre che della caratteristica del posto, che è una natura incontaminata. Tra gli espositori una restauratrice di Milano, Manuela Inguglia. Manuela è qui con noi oggi, è venuta da Milano, è una restauratrice di mobili e vorrei chiedere che impressione ha avuto la prima volta che viene a Capolona a esporre. È stata una bella esperienza, trovo che il comune abbia organizzato un ottimo mercatino con un buon servizio e poi è bello che non sia un mercatino dell'antiquariato, un mercatino dell'artigianato, ma che sia un mercatino delle arti e dei mestieri, perché è giusto che la gente sappia che ci sono dei mestieri che potrebbero scomparire, quindi ringrazio per la possibilità di far conoscere un lavoro molto bello che spero appassioni qualche giovane. L'importante comunque è sempre dare la priorità alla cittadina di Capolona, per cui tantissimi, la ricamatrice, tantissime persone di tanti mestieri diversi, il falegname, sono appunto del territorio. Alberto Magnani è qui con noi oggi, è falegname della nostra città e ci fa vedere le sue
opere in legno, perché si può parlare anche di opere, visto che in questo tavolo ci sono anche degli intarsi e non è la semplice falegnameria che si trova un po' dappertutto, ma è veramente un lavoro artigianale fatto col cuore. Sì, questo sì, praticamente niente, io ho preso l'eredità di mio padre, che sono dal 50 che fa questo tipo di lavoro, un lavoro fatto interamente artigianale, sempre con tecniche vecchie, cerchiamo di rispettare l'uso delle mani piuttosto che delle macchine, e quindi riusciamo a fare dei prodotti interamente fatti a mano, quindi unici per, nel loro genere, insomma, ecco. Anche i vestiti sono un'arte, se fatti con passione e come una volta. Sì, senza dubbio, le vecchie magliaie come le vecchie ricamatrici stanno scomparendo, sono mestieri che purtroppo oggi è tutto industrializzato, ma se una persona ha un po' di estro e un po' di volontà per realizzare maglioni e poterli far indossare a più persone, cuciti anche a mano e non cuciti con le taglie e cuci come possono essere quelli industriali, hanno tutto un altro valore. E in alluminio Giacobbe costruisce queste bellissime opere. Sì, questa è una passione che ho sviluppato piano piano, quindi prima erano altri materiali e poi piano piano sono diventati metallo e hanno preso la forma di pietre in metallo o di fiori oppure anche di alberi, tipo quello là. Ecco, come ti viene in mente di costruire queste opere? È un paesaggio, diciamo, un pochino lunare e anche un po' fantasioso, quindi l'arte secondo me deve essere un po' fantasiosa, poi dopo magari la sera ci metto delle luci colorate e quindi diventa un paesaggio un po' surreale. Per te è una passione o un lavoro? Ma diciamo è un pochino una provocazione, no? E quindi uno lo fa un po' per passione, se poi dopo diventa un lavoro, ma per farlo diventare un lavoro bisognerebbe vivere al di fuori dell'Italia. Giovanni Chilleri è un artista che viene dalla provincia di Firenze, oggi qui a Capolona con un po', solo un po' delle sue opere. Sì, qui ho portato alcuni pezzi perché naturalmente grandi opere non si possono portare, è un po' difficile per il trasporto. Comunque ho due opere che si chiamano Il Nido e una La Natura, che sono due opere come ispirazione che vengono dall'Urna Etrusca, però diciamo con pensieri e idee che vengano dal mio essere, diciamo, ecco. Poi faccio anche delle cose informali che ho cominciato a fare tanti anni fa, come queste piccole sculture che sono, le ho fatte anche grandi, di 2 metri, 2 metri e mezzo, e fra le cose che ho fatto, diciamo, particolari sono due monumenti, che uno è a San Casciano che si intitola La Dea della Forza e uno all'Impruneta nella scuola Primo Levi che si intitola L'Uovo della Vita, che rappresenta la vita, rappresenta, cioè l'uovo rappresenta la vita, e dentro questa vita ci sono tutti i simboli diversi che rappresentano tutte le varie ideologie religiose e politiche che dovrebbero convivere insieme per il bene comune. Quindi anche un messaggio della vita di tutti i giorni. Sì, della vita di tutti i giorni, e quindi dell'integrarsi l'uno con l'altro senza distruggere l'altra persona. Le sue opere con diversi materiali, quindi spazia da un materiale all'altro, come sceglie il materiale da usare per quell'opera? Ma diciamo il materiale che mi riesce più facile è la terracotta dell'Impruneta, perché mi dà la possibilità di esprimermi con maggiore ampiezza, diciamo, cioè mentre magari una cosa in pietra ci vuole tanto tempo per farla, la terracotta è abbastanza veloce, sicché quindi il tempo per realizzarla è minore rispetto alla pietra. Però ecco, tutte secondo anche l'idea che ho, ecco, parte dall'idea, poi insieme al materiale è un insieme di cose che mi portano a quale materiale adoperare. Ad esempio ora comincio, ho cominciato a fare anche dei quadri che mi divertano a farli, ecco, esprimere sempre, insomma, anche questo qui è molto particolare. Ecco, io parto sempre dalla mia interiore, non cerco mai di copiare gli altri. Ecco, io assimilo
grandi artisti e poi lo lavoro interiormente io. E che cosa esprime questo quadro? E questo quadro esprime, cioè, la natura nelle sue varie espressioni in contrapposizione all'abitazione, che è una cosa necessaria per l'uomo, che però va fatta seguendo alcune regole. Che vada un tutt'uno anche con la natura, quindi. Tutt'uno con la natura, cioè bisogna. Cioè l'abitazione, io non sono quelli che dicono, dice l'abitazione non vanno fatte, no, le abitazioni vanno fatte, però rispettando la natura, cioè fare dell'abitazione senza magari fare grandi opere contorno all'abitazione, non possono fare scorrere l'acqua oppure insomma tante altre, insomma rispettando la natura, questa è la base. Quindi le sue opere comunque hanno sempre un messaggio. E d'oggi qui a Capolona che cosa l'ha spinta? L'ho spinta perché mi incuriosisce un po' girare questi paesi e poi anche far conoscere le mie opere. L'artista cerca sempre di far conoscere anche a tutta la popolazione le opere, non solo magari a chi magari può assimilare, cioè in modo diverso. Ora mi comincio a ingrappare. Paolo Mugnai, che cosa ha portato a Capolona? Ho portato dei vecchi televisori in bianco e nero degli anni 60-68, tutti ovviamente a valvole, e riparati, funzionanti, e due vecchi giradischi degli anni 48-55, e qualche televisore, qualche radiolina. Che funzionano? Mezzi, quando stava via via da tempo riparo, ma diventeranno tutti funzionanti. Perché la sua passione è aggiustarli. Sì, no. Diciamo il mio vecchio lavoro, riparatore, televisori, anche nello jukebox flipper, però quest'anno non ho fatto un tempo a portare il jukebox flipper. E poi cerca di venderli? Se capita, perché per comprarli, ripararli, bisogna anche qualcosina recuperare. La passione e la voglia di far riscoprire le cose di una volta. Brava, questo ha detto giusto, perché cose ora, perché c'è la luce del sole e tutto, ma se metti in casa e vedi bene, si può attaccare anche diciamo terrestre, che c'è il demodulatore con l'antenna e rivedi come te, poi prendi il telecomando di diciamo terrestre, sto quelli a 20 euro, 30 euro, lo colleghi, c'è il demodulatore di quello là, e automaticamente vedi col telecomando, vedi la televisione bianco e nero. Quindi come unire il moderno all'antico. Ecco, che cosa bella quella volta. Angelo Ferrantini, tra varie costruzioni, le navi. Le navi è un hobby più che altro che ho, insomma, ecco. Quando mi piglio l'articolo non sempre siamo a disposizione, cioè quando dipende il momento attacco e vado fino alla fine, insomma. Quanto ci vuole per fare una nave di questo tipo? Così ci vuole 2 mesi. Con tutti questi particolari? Con tutti questi particolari, sì, 2 mesi, quella là 3 mesi, insomma. Il castello, quella a mano, così l'ho fatto in 20 giorni. Quindi? Non l'ho fatto le scale perché quello è del 1600. E quindi? A Firenze non c'erano gli scalini. E come facevano? C'era uno scalino solo praticamente, ah. Ecco, c'era quello lì e basta, entravano dentro così, insomma. C'era la piazza però non c'era lo scalino. Quello l'ho fatto Benur cavallo, cioè generalmente non è uguale, ma insomma ho fatto le logge del grano, tutti con gli stuzzicadenti, grandissime. Ho fatto il castello. Quindi tanta passione ma anche tanta pazienza. Più che altro pazienza, è passione. Ma la pazienza è la principale. Laboratorio Aretino fatto di scarti, che cosa vuol dire? Fatto di scarto tutto ciò che può avere una seconda vita, che viene riciclato dal mondo quotidiano. Quindi abbiamo PET e PVC delle bottiglie, di shampoo, detersivi, pezzi di computer,
o come puoi vedere cesti di lavatrici e altro che diventano dei mobili. Quindi ha tutto un secondo fine, senza buttare via niente. Esattamente, senza buttare via niente, ridando nuova vita, come la filosofia di fatto di scarto, insomma. Tutto può essere riutilizzato e diventare un nuovo oggetto. Quindi meno rifiuti e anche molta creatività. Esattamente, esattamente. Poi al giorno d'oggi non guasta, perché possono anche diventare cose utili. Quindi anche appunto dei mobili che noi abbiamo in casa. Anche i ragazzi più giovani esprimono la loro arte attraverso la musica. Diciamo che faremo del nostro meglio per cercare di dare un contributo a questa giornata. Da dove nasce, da dove vi prende questa passione per la musica e da qui a costruire un gruppo che si chiama appunto Tacita Intesa? Siamo nati, diciamo, tutti insieme, siamo cresciuti a livello musicale più come amici che come musicisti. All'inizio abbiamo cominciato a fare il gruppo quando ancora non sapevamo suonare bene, quindi siamo cresciuti sia musicalmente che come amicizia, siamo cresciuti insieme. E si è aggiunto più tardi Alessandro, però si è pienamente integrato nel gruppo e sia a livello musicale appunto sia come amico. Che tipo di musica fate? Siamo partiti come hard rock, ispirato a Deep Purple, Black Sabbath da altri lati, Led Zeppelin, e ultimamente ci stiamo spingendo più sul progressive, ispirato quindi sia da gruppi italiani o inglesi, e stiamo cercando di allargare un po', insomma, di non fissarci troppo su una cosa molto libera, più libera possibile, senza stare a avere troppi freni di sorte in genere. Sì, un genere. Siete giovanissimi, quanti anni avete? Io ho 18, sono il più piccolo. 21, e l'età è, lui è più grande, 22 anni, sì, comunque siamo della stessa età noi tre. Io ho 21, sì. Io ho 20 fra qualche giorno. La musica in un futuro, che cosa vi aspettate? Come futuro lavorativo forse un po' troppo, però non sarebbe una cosa, cioè portare un progetto che abbiamo intenzione di portare avanti per quanto ci è possibile. Sarebbe una cosa molto interessante portarlo avanti anche a livello come lavoro, però è una cosa utopistica e impegnativa, però facciamo del nostro meglio per... Siete ragazzi dei paesi di Subiano e Capolona, e che cosa chiedete ai vostri comuni, che cosa vi aspettate? È cosa buona se organizzare più concerti magari estivi all'aperto con gruppi così che sono veramente divertenti da suonare e penso anche andare a sentire, quindi quelli penso che sia Capolona che Subiano, comuni che intorno, sarebbe molto interessante questi concerti all'aperto. Abbiamo fatto Capolona Rock, Capo Rock nel 2010 lì vicino alla stazione, e fu veramente bella come manifestazione, c'era un bel impianto, gruppi buoni, quindi sono molto belle, speriamo che ne organizzino delle altre. Ecco, l'estate sta arrivando, quindi preparatevi e in bocca al lupo. E qui si assaggia il vino di Lorenzo Massart, che dal basso casentino, anzi proprio da Subiano, produce il suo vino. Sì, io sono il più grande produttore di tutti i tempi di vino. Almeno di tutti i tempi. Che cosa glielo fa pensare? A volte quando io mi guardo allo specchio con un bicchiere in mano penso di essere il più grande produttore di vino di tutti i tempi. Perfetto, quando è convinto lei? Sì, sono molto convinto di questo. A proposito, ma si può vendere ai vostri pazienti un mio quadro che ce l'ho qui in macchina? No, qui solo vino. No, allora... In realtà qui si producono dei vini, allora la mia azienda produce tre vini rossi, C66 che è un sangiovese e con una puntina di Merlot, Poggio Tondo che è un sangiovese e canaiolo in vasche di cemento, e l'Erancola che è l'unico Chianti del Casentino, perché il Casentino finisce praticamente al Castello della Fioraia, cioè poco dopo il Castello della Fioraia.
quello lì è Sangiovese con un Canaiolo con un leggero passaggio in barrique. Poi ci sono due Vinsanti e poi ci sono io. Dobbiamo preferire il vino? A lei? No, io penso che il vino ha il sapore del produttore. Se il produttore naturalmente fa il vino, quindi se il produttore è una persona antipatica il vino sarà cattivo. È un po' come il cane, cioè se il cane morde vuol dire che il padrone non è una persona per bene. Da quanto tempo fa il produttore di vino? Da una ventina di anni. Quali sono le difficoltà oggi per fare apprezzare un buon vino? Secondo me non è tanto difficile far apprezzare un buon vino, bisogna farlo il buon vino, questa è la cosa più difficile. Credo che il mondo del vino sia pieno di tanta gente improvvisata, questo è il grande problema. Bisogna impegnarsi e riuscire in questo programma, in questo progetto. Io in questi anni sono riuscito, pur essendo in una zona sconosciuta, ad essere presente in tutte le guide di vino con punteggi molto alti. Per esempio C66 a 4 grappoli ice, il massimo 5, il mio Vinsanto a 4 grappoli su 5, quindi non è tanto difficile, perché io nella mia vita faccio anche altre cose. Bisogna impegnarsi, magari non è detto che uno tutte le sere deve dormire, magari qualche volta passa la notte in cantina a pensare a fare un grande vino. Io sono molto competitivo e mi piace dimostrare che qui si fanno delle grandi cose. È anche molto vitale, ma ora voglio assaggiare io questo vino. Ah, ora questo è un problema però. Per quale motivo? Perché poi me lo bevi tutto. Vediamo. A Caprona è uscito anche il sole, quindi possiamo concludere qui questa nostra passeggiata. E naturalmente l'appuntamento è sempre per il prossimo anno.